Allora, buonasera a tutti. Il film è finito, iniziava alle 9. Diamo per scontato che tutti l'abbiano visto. Diamo il benvenuto a tutti quelli che hanno espresso il desiderio di venire, di assistere con noi al film e poi di commentarlo. Io sono qua con Antonio Utieri, il direttore di Sentieri del Cinema, della testata, giornalista cinematografico, e poi con Claudia Munarin, non vedete il suo cognome ma ve lo dico io, che anche lei collabora a Sentieri del Cinema, lavora nel mondo del cinema e soprattutto ha fatto la sua tesi di laurea su Francesco Bruni, per cui diciamo che la prima ci risulta che abbia approfondito la Weltanschauung di Francesco Bruni a livello accademico, e adesso appunto possiamo salutare Francesco Bruni, il protagonista della nostra serata in quanto regista di Scialla, e lo ringraziamo ancora per veramente la squisita cortesia che ci fa di essere con noi a commentare questo film. Bene, io ho introdotto, mi darò il compito di leggere i commenti che mano a mano arriveranno sulla pagina, per cui di trasferirli a voi, ma lascio la parola a Antonio che commenterà e introdurrà la serata. Allora, non so se avete detto qualcosa, comunque io vorrei lasciare la parola a Francesco perché insomma l'ospite è lui. Io dico solo una cosa, che il film è molto amato in Sentieri del Cinema, sia da noi più vecchi o più giovani come Claudia, ma ci sono una nuova generazione di spettatori e di giovani critici Sentieri che lo amano molto, molto amato fra i nostri lettori che hanno scoperto Francesco magari proprio con Scialla e poi l'hanno seguito nei film dopo, Noi Quattro e Tutto Quello Che Vuoi, amatissimo film di Francesco fra i nostri lettori, con ogni volta che lo ripropone qualche TV o qualcun altro, insomma qualche rassegna, saltano tutti i record del periodo per click. Io dico solo un piccolo aneddoto, che Francesco l'ho inseguito a lungo come conoscenza, poi ci siamo conosciuti, un piccolo ricordo su Scialla, e poi gli chiederei di introdurre come è nato il passaggio dalla regia alla sceneggiatura, è che io ho visto il film in pre-anteprima in Sardegna, una convention di Rai Cinema, neanche prima ancora di Venezia, dove fu presentato il film a Controcampo Italiano, la sezione Controcampo Italiano di Venezia, e fra l'altro a Venezia tutti dissero doveva andare in concorso, come spesso si dice quando si vede un bel film, magari c'è il pregiudizio sulla commedia, e anche su questo mi piacerebbe sentire qualcosa di Francesco, ma mi ricordo che ci fu questa pre-anteprima per esercenti, sostanzialmente tutti entusiasti di Scialla, mi ricordo c'era lui, c'era il suo produttore, lui raccontò una serie di cose, e mi dissero: c'è un giornalista in sala, se scrive sul suo giornale, sul suo sito internet del giornale, che c'è questo film oggi qui in Sardegna, il film viene eliminato, e quindi mi diedero una bella responsabilità, e io ben contento di non scriverne. Diciamo, ho salvato il primo percorso di Scialla, ma poi ha fatto tutto il suo percorso lui. Quindi no, volevo dire a Francesco di dirci com'è nato il passaggio, questo passaggio dalla regia, è un po' come hai vissuto quell'anno, tutta l'avventura Scialla. Allora, voi mi sentite bene? Sì, sì. E anche io sento... la gente collegata mi scrive che ci sentono bene. Comunque, ho capito la domanda. Sì, io fino al 2010 facevo pacificamente lo sceneggiatore di cinema e televisione per altri registi, poi l'anno precedente, 2009, il produttore Beppe Caschetto mi chiese di scrivere una commedia, mi dette un tema che non mi interessava, cioè non mi ispirava, e gli controproposi di scrivere questa commedia su un padre e un figlio, intorno all'educazione, la scuola, la crescita, perché io stavo attraversando in quel periodo questo tipo di problematica con mio figlio, che all'epoca aveva 15 o 16 anni, insomma. E lui mi dette carta bianca e per la prima volta mi trovai a scrivere un copione da solo, cioè senza, perché di solito scrivo sempre con il regista che girerà il film e con altri sceneggiatori, per cui scrissi in totale libertà la commedia che mi sarebbe piaciuto scrivere. E una volta che l'avevo ultimata, lui ebbe l'occhio lungo di dirmi: ma scusa, ma questa è la tua storia, sono i tuoi posti, il tuo figlio,
ma perché non la giri tu? E io non ci pensai troppo, devo dire la verità, perché quella della regia comunque era un'esperienza che prima o poi avrei voluto fare, pensavo che sarebbe stato magari una tantum. E poi questo film che avete appena visto, è un film molto poco costoso, semplice anche dal punto di vista registico, e mi sono lanciato, e poi è successo quello che è successo, cioè Venezia, il premio, il Davide Donatello, premi in tutto il mondo, 46 premi ha ricevuto questo film, è stato venduto Aspetta. in 12 paesi, in 3-4 paesi, è stato acquistato con i diritti di remake. Ed è tuttora un immortale, perché mi rendo conto che tutte le volte che viene programmato lo vede un sacco di gente, lo vede, lo rivede un sacco di gente, per cui questo poi per un regista diventa anche un po' una maledizione, per certi versi, nel senso che tutti dicono resti il regista di Scialla per tutta la vita, anche se fai altri film. Però ovviamente sono molto orgoglioso perché è diventato un piccolo classico, e più che passa il tempo, e più che cresce questa cosa, ecco. Ecco, tu sei molto generoso nel portare in giro i tuoi film, ti piace, e anche stasera, anzi, sei stato molto generoso nel darci anche l'idea della diretta Facebook, perché noi pensavo anche solo a un video, è stato molto disponibile. Però mi chiedo, nei tanti incontri, cosa è che ti ha colpito? Qualche cosa che ti ha colpito nei vari incontri in cui porti Scialla, magari proprio dei giovani, visto che è un film che ha un occhio particolare sui giovani. Ma mi ha colpito sia in questo film che poi anche in tutto quello che vuoi, il fatto che sono risultati poi dei film intergenerazionali, cioè che hanno veramente portato al cinema insieme, perché qualche volta ho potuto testimoniarlo anch'io di persona andando in sala a vedere signori di 70 anni, gente di 40, 45, ragazzi. Questa è la cosa veramente più entusiasmante. Poi mi ha colpito molto, riguardo a Scialla, la commozione, perché io ovviamente sono un commediante, per cui ho a cuore soprattutto far ridere. Sapevo che il film aveva un potenziale, diciamo così, sentimentale, emotivo forte, ma la commozione che ho potuto verificare spesso alla fine delle proiezioni, dove le persone mi venivano ad abbracciare e scoppiavano in lacrime, o in quanto genitori di figli un po', diciamo così, problematici, o in quanto insegnanti. Soprattutto questo è un film che è la riscossa della scuola, infatti è stato proiettato tantissimo nelle scuole, tuttora ogni occupazione, fra l'altro, ogni occupazione scolastica. C'è la rituale proiezione di Scialla, quantomeno qui a Roma, ma gli insegnanti, insomma, escono fuori molto, molto confortati. E il film ha vinto poi il Davide Donatello, dato dalle scuole, che è un Davide molto importante, anche se poi viene consegnato in margine alla cerimonia, ma è un Davide più autentici, nel senso che viene dato da 30 e passa giurie scolastiche di tutta Italia. E lo ha vinto anche poi tutto quello che vuole. Quindi questo, ecco, fondamentalmente. Tra l'altro, cito a proposito di professori e di scuola che la professoressa, la cosiddetta infamona, Raffaella Leboroni, presenza fissa nei film di Francesco, nonché sua moglie, grande attrice. Che devo dire, Francesco, penso, forse inevitabilmente o forse no, è quello che valorizza molto bene i suoi film. Lei ha fatto tanti altri film importanti, La vita è bella, tanto per citarne uno, ma tanti altri anche recenti, Il traditore e così via. Tu prima eri noto soprattutto agli addetti ai lavori, prima della regia, poi sei diventato un nome per il pubblico da Scialla in poi. Fra le considerazioni, cioè, come dire,
Penso che appunto il regista di Scialla oppure lo sceneggiatore di Virzì, a volte sono facili anche i giornalisti, anzi soprattutto i giornalisti fanno facili semplificazioni. Il fatto di essere più sovraesposto da Scialla in poi ti ha dato uno sguardo sul cinema più ampio, ti ha dato magari maggiore responsabilità, non è cambiato nulla, come è cambiato il rapporto poi con le sceneggiature di altri che hai fatto da lì in poi? Ma sicuramente vi racconto un aneddoto. Quando ero sul set di Scialla, sapete che ogni giorno che arrivi sul set ti danno l'estratto, lo stralcio di quello che girerai quel giorno. E appunto io lo leggevo e tiravo dei grandi preghi sulla sceneggiatura, cancellando mezze pagine, battute. A un certo punto il direttore della fotografia, che era Arnaldo Catinari, scherzando mi disse: sei arrabbiato con lo sceneggiatore? E perché questo, insomma, significava soprattutto che io, da scrittore, da sceneggiatore, avevo scritto cose inutili, cose pleonastiche in più, perché non avevo ancora ben presente l'evidenza, quello che ti dà l'evidenza delle immagini, che a volte è molto efficace di tanto. Quindi c'erano tante ripetizioni, di molte anche mi sono accorto al montaggio, ho tagliato tantissimo. Tra l'altro, cioè, si trova per chi è appassionato su internet, su YouTube, i tagli di Sì. Scialla, che non sono pochi, saranno una mezz'oretta. Anche perché lì mi sono reso conto che c'erano delle scene anche se molto divertenti, che ripetevano concetti già chiari, ecco. E quindi sì, mi ha insegnato a essere un pochino più fiducioso, diciamo, nell'evidenza delle immagini, e anche e soprattutto che magari una cosa non detta è meglio di una cosa detta in maniera discalica e ripetuta. È meglio lasciare magari un sospeso, un'interpretazione al pubblico. Fra l'altro, a Cinciala ce ne sono un paio, poi magari se qualcuno me lo chiederà ve lo dirò, che non portarlo per mano proprio e spiegargli tutto. Tu sei un classicista, vieni da studi classici, che come hanno influenzato appunto il tuo rapporto con i grandi classici del passato nel tuo modo di scrivere, nella scrittura o anche nella scelta di soggetti? Queste sono le mie domande della tesi, non vale? Ah, non lo sapevo, scusa, non lo conosco così, devo ristudiarmi la tua tesi. È evidente, insomma, la traccia classica di questo film nel rapporto, cioè nel mito di Enea e Anchise, detto anche Ascanio, che io avevo proprio individuato come archetipo fondante, tant'è vero che il Gine era sulla frontespizio della sceneggiatura, e io nei giorni precedenti alle riprese sono andato alla Galleria Borghese a vedere la statua del Borromini. E quindi questo sicuramente mi interessava il tema della pietas, intesa appunto come contrapposta alla superbia e all'arroganza e alla violenza di cui il ragazzo sembra volersi nutrire, la pietas filiale in questo caso, più che quella religiosa. E quindi sicuramente questo è un tema che innerva sotterraneamente tutto il film, e poi appare più chiaro in una scena di lezione, quella in cui il padre Bruno Beltrame si arrabbia col figlio perché appunto gli parla di Enea. Però ovviamente non volevo stare a fare un excursus storico-letterario, perché mi interessava intrattenere il pubblico e far fare magari appunto sotto traccia questo concetto. Poi la cultura classica affiora comunque in tutti i miei film in un modo o nell'altro, anche in Noi Quattro, anche in Tutto quello che vuoi, è sempre presente, ma
è la mia formazione. Voglio sempre cercare però di veicolarla in una maniera popolare, ecco. Infatti, se posso inserirmi, era una delle cose che mi ricordo che mi avevano colpito di più quando avevo iniziato a conoscerti come autore e poi a scegliere di approfondirlo, questo modo di raccontare. Io, appassionata di letteratura, letteratura classica, sono i miei studi, ma vederla raccontata così, non banalizzata, tutt'altro, un'attualizzazione intelligente, e, cioè, ridava tutto il fascino che io vivevo leggendo e studiando quello di cui tu racconti. E tante volte a me è capitato, appunto, come essendo l'amica appassionata di cinema di tanti miei amici, mi chiedono: dai, consigliami un film. E io molto spesso per fan club dicevo: guardati questi film di Bruni. E loro dicevano: no, ma film italiani non sono belli. Io insistevo, loro li guardavano e poi tornavano da me dicendomi: cavoli, ma è bello. E da lì poi tanti hanno anche iniziato, miei amici, a riscoprire il cinema italiano, e tanti rimanevano colpiti da questa cosa, da questo aspetto qua, soprattutto in Scialla, del raccontare la cultura e raccontare il rapporto docente-studente, in questo caso padre-figlio, ma questa trasversalità, perché tanti rimangono colpiti evidentemente anche per esperienze affini da questo respiro nuovo sul tema dell'educazione. Ho una domanda di un ascoltatore che chiede: perché il rapporto con la pornoattrice come figura di confronto con il padre? Cosa interpreta come personaggio? Cosa rappresenta? Mi sono metà della domanda, scusami. Rapporto con chi? Il rapporto tra la pornoattrice e il padre. Evidentemente, qual è il suo ruolo? Questo è un discorso interessante. Io ero partito dall'idea, appunto, che Bruno Beltrame a un certo punto si fosse svenduto per raccontare storie pop anche di bassa lega, in un primo momento, fra l'altro, a un giovane calciatore, un Totti della situazione di cui stesse scrivendo la biografia. Però poi a un certo punto ho avuto questa illuminazione della porn star, che da un lato è molto comico, perché ovviamente, insomma, che lui debba scrivere di pratiche, posizioni pornografiche, fa ridere. Anche lì, sotto traccia, c'è un tema molto importante che riguarda anche la virilità, diciamo, intesa in senso classico, no? Bruno Beltrame è impotente. Lo è probabilmente come riflesso della sua impotenza esistenziale, e dunque si trova ad avere a che fare con una donna che invece è la quintessenza della seduzione, che in particolare si innamora di lui e può accettare il fatto di non essere desiderata da lui, anche se poi alla fine lo accetta in qualche modo. Quindi questa cosa qui, che sembrava semplicemente una sottotrama scherzosa, poi alla fine ha preso piede ed è diventata una cosa importante, che contribuiva anche alla trama principale. Assolutamente. Sì, tra l'altro vedo una serie di altri commenti, non vorrei citare per nepotismo, anzi per sorellismo, mia sorella che parla, lo vedo, un Autieri. A me piace molto questo rapporto educativo vicendevole fra professore e ragazzo. Il professore educa il ragazzo e lo aiuta a diventare grande, a desiderare di imparare per un bene per sé, ma anche il ragazzo ripermette al professore di tornare a esserlo e lo educa a diventare padre. Anche a me è sempre colpito questa cosa, lui diventa padre grazie al ragazzo. Il ragazzo non sapeva di desiderare un padre, anzi non lo desiderava, anche se in realtà lo desiderava, non si inventava storie incredibili, però nell'incontro ognuno scopre un desiderio che era latente, era sopito, e mi colpisce questo aspetto. Sia un
un principio di vasi comunicanti, cioè che tutti e due all'interno di questa vicenda ricavino qualcosa dall'altro, insomma, evidentemente da una parte crescita culturale di senso di responsabilità, ma dall'altra parte vitalità, ecco, vitalità che il figlio trasmette al padre. Tant'è vero che Bentivoglio nel film fa un lavoro molto, molto interessante anche proprio sulle movenze fisiche, cioè inizia che si muove male come un anziano, c'ha l'ernia, ma alla fine quando sale le scale per andare ad affrontare la professoressa Di Biagio le fa 2-2 ed ha cambiato proprio anche postura fisica, è ringiovanito all'interno di questa storia, no? E poi considerate che i film non vengono girati in ordine cronologico, è ancora più apprezzabile il lavoro che può fare un attore sul suo personaggio dovendo recitare, diciamo così, a macchia di leopardo, scene finali, scene iniziali, scene intermedie. Però questa cosa era una cosa che ci eravamo detti e che lui ha fatto benissimo. Abbastanza difficile, nel senso che io sapevo bene che cosa volevo e non riuscivo a trovarlo. Cioè, volevo un ragazzo irruento, bello, irruento, con quello sguardo dolce, spiritoso, forte, forte fisicamente, e romano e ignorante. Insomma, tante cose volevo. Abbiamo fatto 200 e passa provini nelle scuole romane, nelle palestre, insomma, andando a cercarli un po' dappertutto, finché un giorno si è presentato Filippo, che accompagnava, come diciamo nella migliore tradizione, accompagnava un amico che era interessato a fare il film. Lui non era minimamente interessato, ma la casting Bettaboni, avendolo visto, gli ha dato battute degli amici del protagonista e lui non riusciva a star serio, rideva molto. E in questo suo ridere, c'è questa sua. È spiritoso, ma è anche malinconico. Insomma, io me ne sono innamorato subito, non ho avuto dubbi. Poi, certamente, lui ha fatto tantissimi provini per il personaggio, essendo sempre poi risultando sempre molto puntuale, molto, molto affidabile e molto vero. È vero che poi quando finalmente l'ho fatto incontrare con Fabrizio Bentivoglio per provare tutto il copione, per leggere tutto il copione insieme a lui, alla fine Bentivoglio mi ha preso da parte, mi ha detto: "Questo mi si lagna". E io rischio di scomparire al cospetto. Perché essendo Bentivoglio un attore intelligente, sa che l'attore, diciamo, vedo dalla strada se è bravo, se è talentuoso, ruba la scena. E quindi è stato proprio lì, fra l'altro, che Fabrizio mi ha chiesto, il personaggio originariamente era milanese, mi ha chiesto di fare una caratterizzazione veneta, che aveva già fatto anche in altri film, nella Lingua del Assolutamente. Santo, nell'Americano Rosso, perché lui, tra l'altro, è mezzo veneto, perché sentiva che questa cosa l'avrebbe aiutato sul lato della commedia, insomma. E io ovviamente l'ho secondato subito, e alla fine il rapporto fra loro due, anche dal punto di vista comico, risulta molto ben bilanciato. Caspita, hai citato due film che amo molto, devo dire, amo Americano Rosso e La Lingua del Santo. Li cito volentieri per chi volesse riscoprirli. Americano Rosso ormai credo dimenticato esordio di Alessandro Dall'Altri, non se lo ricordo in tanti. Ci sono un po' di messaggi, vogliamo fare. Ecco, uno mi sembrano un paio, io adesso ci vedo ma male con gli occhiali, ma mi sembra che citino la scena che tantissimi noi amano, cioè l'epifania, diciamo, dell'arrogante boss, interpretato da Vincio Marchioni, quando riconosce il professore, quella citazione che qualcuno esalta giustamente di Pasolini,
Ma è un momento veramente, cioè, incredibile. So come ti è venuto in mente un coup de théâtre così. Volevo raccontare che ci raccontassi sia come è venuto e poi un po' cosa rappresenta, può raccontare un po'. Ma sì, quella cosa era già diciamo, nell'impianto originale della storia. La citazione in particolare mi è stata suggerita da un amico, da artista Avellino. Adesso non ricordo neanche, vergogna mia, come si chiama la poesia, il testo che cito, di Pasolini. Comunque è un testo appunto proprio su i coatti, i delinquenti, i sottoproletari, i criminali che si credono re, no? L'adesione di Vinicio Marchionni è stata immediata e importantissima, anche quella perché all'epoca lui era veramente molto popolare perché veniva dal successo di Romanzo Criminale, la serie televisiva molto bella, fra l'altro. E aveva anche voglia, essendo una persona molto intelligente e molto aperta, di prendere in giro quel modello lì, e cosa che volevo fare assolutamente anch'io. E quindi è venuto fuori questa iniezione, insomma, questo colpo di scena, per cui in realtà il ragazzo ammira uno che ammira suo padre. E lì si chiude un po' il cerchio, no? Dell'importanza della cultura e di come la mancanza degli studi ha portato un ragazzo presumibilmente dotato e sensibile a diventare uno spacciatore. Ecco. E è per questo che io tengo molto a quella scena finale nel parlato di carcere, perché in qualche modo è un po' la summa di questa cosa. No? Bruno Beltrami si rifiuta di abbellire, unificare la figura del criminale di strada perché sa che questa farà dei danni come li ha fatti su suo figlio. È un tema, fra l'altro, di cui si parla molto. Appunto, tu dicevi, volevi ironizzare proprio su quel mondo, quel mondo da fiction, insomma, c'è qualche, come dire, qualche aspetto, appunto, che ti sembra particolarmente sgradevole dell'impatto che magari ha sui giovani questo tipo di. Tu che appunto hai un occhio sui giovani, sembra molto profondo. Ma ci mancherebbe, io non vorrei mai essere censore, trovo che il cinema debba raccontare tutti i mondi possibili e immaginabili, anche più abietti, anche più osceni. Quello che mi può infastidire di più come autore, come scrittore, ma anche come spettatore, è quando si mistifica. Cioè, quando poi tu vedi film sui mafiosi che parlano come dei filosofi stoici con massime colte, poi però quando vedi che li arrestano sono dei pecorai ignoranti che non sanno neanche parlare l'italiano e che hanno come unica, diciamo, qualità, se la vogliamo definire così, la violenza, la mancanza di scrupoli. E la mancanza di compassione nei confronti degli altri. E quindi, in questo senso, io ho visto pochi film che hanno raccontato il mondo della criminalità in maniera molto onesta. Uno è Gomorra di Garrone. Ecco, Gomorra di Garrone restituisce appieno il nonsense di. E così anche l'orrore di quel mondo. Tutto ciò che segue è diventato un po' uno spin-off, diciamo così, un pochino più spettacolare di quel film. In Italia sto dicendo, eh.
Allora, a parte che ti paragonano a James Cameron come somiglianza, e questo va bene. Mi pare che tu a volte l'hai fatto notare tu stesso, mi pare, in qualche post su Facebook. Ma mentre cinematograficamente ti avvicinano a Spielberg, per il tuo modo di fare cinema, sapendo parlare con i tuoi film a un pubblico giovane. E altra cosa, lo stesso intervento mette in luce la capacità di lavorare sui giovani attori. Abbiamo parlato prima, beh, oltre di Schicchitano, hai fatto cenno a Carpenzano, magari su Carpenzano che sta facendo veramente delle belle cose. Questi anni abbiamo citato prima il campione, che ha fatto insomma, in gara per i David, non mi pare lui, però il film forse a Corsi. Insomma, hai tirato su due bei talenti, sicuramente con l'aiuto del casting e di altri, però l'hai tirato su. Poiché parto da un punto di osservazione molto, molto personale, molto vicino a me, tendo a raccontare personaggi che conosco molto bene. Nel caso di Chalà era in qualche modo mio figlio, nel caso di Tutto quello che vuoi erano i ragazzi che vedo bazzicare per Trastevere con aspirazioni microcriminali. È una grande disperazione esistenziale di fondo. Quindi questa sta diventando un po' la mia firma. Infatti voglio anche un pochino prendere le distanze, nel senso che intanto invecchio io, invecchiano i giovani che io ho come modelli, e quindi a un certo punto forse mi distaccherò anche dal racconto di quel mondo. Per quanto mi sarebbe divertito, l'ho scritto anche, l'ho detto anche ai miei produttori, fare uno Scialla in quarantena, perché penso che potrebbe essere una commedia tanto fattibile produttivamente anche in tempi di set, diciamo così, blindati, ma poi potrebbe anche essere molto, molto divertente. Cioè, Bentivoglio e Schicchitano 10 anni dopo si trovano a convivere per necessità appunto di quarantena, perché la madre è stata bloccata all'estero e il figlio è affidato di nuovo a questo padre che sperava di essere liberato. E nel mio prossimo film, i ragazzi ci sono, una figlia 20, 21enne, 20enne, e un figlio di 16-17 anni, però non sono al centro della vicenda narrata come lo sono stati Schicchitano e Carpenzano. Ok. Claudia. Sì, Francesco, visto che hai tirato tu fuori in battuta questa storia ambientata durante il coronavirus, è una domanda un po' che esula da Scialla, ma mi chiedevo, secondo te, questo periodo qua che stiamo vivendo a livello di storie, come verrà raccontato? Se magari tu stai già vedendo qualcosa, ti stanno venendo idee o senti qualcuno che ha, perché anch'io sto vedendo online che stanno iniziando a circolare dei mini racconti sulla quarantena, per cui è evidente che è un periodo che sentiremo il bisogno di raccontare, di veder raccontato. Però immagino che non sia solo il racconto della clausura fisica, ma di tutto il peso che questo evento sta avendo a vari livelli su di noi come singoli e come paese. Per cui mi chiedevo se trovi qualche idea, qualche intuizione su come anche il cinema sta o nel futuro elaborerà questo momento così strano. Ma no, è molto difficile perché insomma, tu sapete, fra la concezione, diciamo, iniziale di un film e la sua realizzazione, completamento, trascorrono anche 1 anno e mezzo, per cui io posso pensare una storia adesso che arriverà in sala magari a novembre 2000, 2021 e non riesco ad immaginare situazione sarà, ma soprattutto che cosa avrà voglia di vedere il pubblico dopo questa esperienza. Certamente il cinema deve andare avanti,
ed è giusto che in qualche modo facciamo i conti anche con questa cosa. Io credo che sarà inevitabilmente riflessa, anche solo come ricordo nelle storie che racconteremo. Però la gente avrà voglia quando torna al cinema di sentire parlare ancora di coronavirus. Questa è una grandissima domanda. Io, per esempio, il mio prossimo film ha un titolo che è stato scelto cioè nel 2019, di questi tempi, che si chiama Andrà tutto bene. E ovviamente all'inizio, quando è stato l'hashtag della lotta al coronavirus, io per un attimo mi sono anche entusiasmato, poi ho capito che sta diventando una cosa incontrollabile e con cui non volevo minimamente avere a che fare, ma non solo per il fatto che qualcuno potrebbe dirmi: hai sfruttato la frase simbolo, che non me ne frega niente, posso tranquillamente dimostrare che non è così. Ma mi immagino, se quando il film uscirà, potrebbe essere novembre, dicembre, gennaio 2021, la gente avrà, cioè, sentendo questo titolo, avrà voglia di andarlo a vedere, pensando che magari è un film sul coronavirus, e non lo è. Quindi, come vedi, i dubbi sono tantissimi. Poi ci sono i dubbi di carattere pratico, nel senso che si torna a girare, proppare a luglio, protocolli di sicurezza strettissimi, tamponi per tutta la troupe e per tutto il cast, tutto troupe e cast poi isolati in un albergo da cui non possono tornare a casa, sanificazione del set, tutti con le mascherine, tranne gli attori. Presumibilmente non si potranno girare scene di massa, cioè dove ci sono tante comparse. Immagino anche inevitabilmente che non ci potranno essere scene di baci, di sesso, di abbracci e di quant'altro. Quindi, quello che penso che si possa fare è un cinema molto contenuto nei costi, nelle location, nel cast anche, qualcosa tipo teatro al cinema, che a me piace tantissimo, per l'amor di Dio, qualcosa tipo Carnage, qualcosa tipo Vania sulla 56esima strada, qualcosa di questo genere, cioè circoscritto. Una casa, un appartamento, un albergo, e, po e pochi attori che si muovono, e possibilmente non fanno sesso, ecco. E Carnage è messo una bella Il nuovo di codice riferimento. ACE Come degli anni riparare? 2020, insomma. Saveria dice che gli è piaciuta molto la figura delle madri, sia di Marina che della pornatrice, perché sono due donne che hanno cresciuto da sole i figli, per cui anche questa è un'altra faccia del rapporto educativo. E poi Laura che scrive: si potranno ancora raccontare storie del presente prescindendo da questa cosa che ci è accaduta? Non so cosa rispondere, devo dire la verità. Adesso sto andando a un progetto che presumibilmente girerò l'anno prossimo, non è cinema, ma è televisione, e mi sto comportando come se questa cosa non esistesse, che nel racconto che vado realizzando, finta che tutto non sia successo, non è che la storia storie normali, questa è una scommessa, questo è un azzardo forte. No, dicevamo, c'erano le ultime due domande. Una era sulle madri, che finora abbiamo parlato di padre e figlio, le due madri single che hanno tirato su i figli. E poi c'è una domanda più tecnica sul rapporto regia-sceneggiatore,
ma poi te la legge di nuovo Beppe. Allora, sì, le madri, dunque io poi ho fatto curiosamente sempre dei film molto maschili, anche se niente maschilisti, secondo me, dal mio punto di vista. Le figure femminili, sia in scialla che in tutto quello che vuoi, ora lascerei perdere il riparto che magari il grosso del pubblico non ha visto, sono figure sempre molto positive, proprio perché strane a questa lotta virile per l'affermazione, no? Più sagge, più posate, più affettuose. Mi chiedo però perché ancora non mi è venuto in mente di fare un film con una protagonista femminile. Anche in quest'ultimo film, perché di cui parlavo, Andrà tutto quello che vuoi, andrà tutto quello che vuoi, andrà tutto bene. Il protagonista è un uomo, è Kim Rossi Stuart, ma intorno a lui ruotano ben quattro donne molto, molto potenti, addirittura un poker di donne che gli sono in un certo senso anche superiori intellettivamente e anche affettivamente. Quindi forse, diciamo, in qualche modo sto mettendo in scena me stesso, i miei rapporti con le persone. No, anche il telefono. Ah, sì, cioè. Sì. Io sento. Tu, Antonio, senti? A scatti, adesso. Mi senti? Sì, ora sì. Per un attimo ti abbiamo perso. Mi rimetto in piedi. Sì, fra l'altro hai citato Kim Rossi Stuart. Vabbè, noi non vogliamo farla lunga, ma insomma siamo molto curiosi di vedere cosa sarà venuto fuori dall'incontro fra te. Intorno a lui si muovono delle figure femminili molto, molto potenti, molto importanti, che sono la moglie, che è Lorenza Covina, la figlia, che è Fotini Peruso, una dottoressa, un primario, che è Raffaella Leporoni, e un personaggio misterioso, di cui non posso assolutamente parlare, che è Barbara Rompi. Poi nel film ci sono anche Giuseppe Bandieri, che è un attore di teatro che, diciamo, gli spettatori over 60 sicuramente ricorderanno. Anche 50, io ricordo benissimo. Insomma, ci sono tanti altri attori, però ecco, il personaggio protagonista a tutto tondo è Kim Rossi Stuart, assolutamente. L'altra domanda riguardava il rapporto tra regia e sceneggiatura. Sì, sì, sì. Vai Beppe, vuoi rileggere un attimo? Cioè, come pensare un regista che gira film scritti da altri, usi la regia come linguaggio cinematografico? Allora, forse è meglio che la leggo io, perché ho il cellulare. Sì. Riguardo al doppio ruolo di regista e sceneggiatore, una curiosità. La forza di questo film è la sceneggiatura. Tu stesso dici che come regia è abbastanza semplice quella di Scialla, non complicata, non ricercata. È lecito pensare che un regista che gira film scritti da altri usi la regia come principale linguaggio cinematografico per raccontare la storia secondo la sua sensibilità, movimenti di macchina, composizione di inquadrature, uso di spazi, mentre uno sceneggiatore, e poi mi cade la domanda, però già questa va bene. Io sono partito molto cauto con la regia perché ne avevo un grande concetto che facevo bene. Perché appunto, cioè, come già in parte ho detto, la messa in scena, le immagini, le inquadrature parlano molto più del testo a volte. E quindi in questo film, diciamo, volevo fare macchina abbastanza macchina ferma, spesso cambi a due, un po' di teatro fra i personaggi, specialmente in interni. E sono stato contento del risultato. Poi andando avanti, ovviamente mi sono cominciato ad appassionare alla regia in senso stretto, e cioè a quello che potevo dare in più sul mio copione con la messa in scena, e credo di avere piano piano imparato che c'è appunto uno specifico filmico, come lo chiamate voi critici, che non è solo virtuosismo, per l'amor di Dio, io non ho mai amato il film dove
il regista, diciamo, si mette sopra gli attori, per esempio, li mette in difficoltà o li inchioda delle posizioni naturali perché deve fare un movimento di macchina complesso, sempre al servizio degli attori, ma con una maggiore attenzione estetica, in particolare in quest'ultimo film, perché spero vedrete, e anche ai movimenti di macchina, però ripeto, mai così fine, mai fini a se stessi, ecco. In particolare è successa questa cosa curiosa, che io ho sempre lavorato con due macchine nei film precedenti, perché sentivo che mi coprivo di più, insomma, se un dialogo avevo contemporaneamente magari il campo a due al primo piano o i due primi piani, e quindi montavo sempre del materiale, diciamo, girato in contemporaneità, e quindi non avevo problemi di edizione. Però quest'ultimo film ho fatto una scelta diversa, cioè un'unica macchina, anche perché il personaggio molto spesso è solo, è in isolamento, e ho visto che c'è una differenza enorme dal punto di vista fotografico nell'illuminare per una sola macchina rispetto all'illuminare per due, nel senso che c'è molta più raffinatezza, ecco, perché ovviamente quando usi due macchine devi illuminare un po' tutto, no? In maniera differenziata, e quindi questo, diciamo, dal punto di vista della fotografia è un sacrificio. Quindi diciamo che da il passaggio, man mano fin dopo film, è cresciuta anche la tua attenzione alla regia pura. Magari il primo film era più di testo, di situazioni. Decisamente. Infatti mi è dispiaciuto molto, tra l'altro, che il mio secondo film sia stato così sfortunato, dal 4, perché già lì, secondo me, io ho fatto qualcosa di abbastanza coraggioso e avventuroso, perché per chi non l'avesse visto, è un film che si svolge in un'unica giornata, quindi è legato anche alla continuità di luce attraverso il giorno, nel centro storico di Roma, molto spesso in esterni, senza la possibilità di controllare l'inquadratura, nel senso che passava e potevamo solo sperare che non si fermasse a guardare in macchina, con problemi di sonoro notevolissimi, e quindi già lì mi sono sperimentato, diciamo, molto in termini di regia. Tutto quello che vuoi invece è un film forse più, anche quello, diciamo, più simile a Scialla, però anche lì ci sono delle invenzioni di pura regia di cui sono molto contento. Quest'ultimo è decisamente, secondo me, per me è un grosso salto avanti dal punto di vista registico, ecco. Sì, tra l'altro ribadisco per l'ennesima volta, io lo dico sempre, lo diciamo sempre, noi quattro, è veramente un peccato che sia meno conosciuto, invito i nostri ascoltatori a recuperarlo perché è veramente un gioiello. Fra l'altro, è vero, c'era Gifuri il protagonista, ma era tutta e quattro, la famiglia, c'era una Xenia Rapoport, era molto, molto brava, anche Lucrezia Guidone, quindi erano figure femminili molto belle, era una bellissima rappresentazione della famiglia. Se passa su Rai Play lo recuperiamo. Assolutamente. Va bene. Vai, Beppe. Io ringrazio tutti quanti sono intervenuti e soprattutto la gente che ha partecipato, che ha assistito a questa nostra diretta un po', insomma, rocambolesca per certi versi, un po' raffazzonata, comunque che siamo riusciti a fare, che ha avuto un seguito, ha avuto una serie di interventi, ha avuto la partecipazione soprattutto di Francesco Bruni, che ha dato la sua disponibilità, e devo dire abbiamo tutti imparato molto da questa serata, non solo questioni tecniche sul lavoro del regista, ma anche su come nascono certe idee, come vengono applicate, le difficoltà che ci sono, e devo dire, da appassionato dei film di Francesco Bruni, mi viene voglia, mi cresce l'aspettativa per il suo prossimo film, e anche per recuperare film, per rivedere questi film alla luce di quanto è stato detto stasera. Stavamo salutando, ma per fortuna ti abbiamo recuperato al volo, perché era caduta la linea, almeno ti salutiamo. Sì, certo. Vi
tanta responsabilità è sicuramente mia, perché evidentemente anche questo problema l'ho avuto già altre due volte, forse non sono dotato della tecnologia, diciamo così, adesso mi armerò di tutti gli strumenti necessari, però mi ha fatto piacere sentirvi e vedervi, anche vi ringrazio ancora. Anche noi tantissimo, un grande piacere, ti ringraziamo tantissimo Francesco. Buonanotte a tutti. Claudia e a Beppe e a te naturalmente. Grazie mille, a presto. Grazie. Ciao. A presto, ciao. Cari ascoltatori, vi ringrazio di aver partecipato, ringrazio ancora Claudia, Antonio e Francesco Bruni, diamo appuntamento per la prossima settimana, prossima puntata della Febbre del lunedì sera, non sappiamo ancora quale sarà il film prescelto, ma seguiteci. Ma Claudia ci sarà sicuramente, ormai no, certo, ormai è l'unica speranza per noi di avere un po' di pubblico. Esatto. Continuate a seguirci sulla pagina Facebook e sul sito di Sentieri per scoprire quale sarà il prossimo film del lunedì sera. Buonanotte a tutti, arrivederci. Buonanotte. Ciao a tutti.